Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buonasera. Oggi è stato trovato in un albergo nello Spezzino il cadavere di una donna. È stato fermato il marito, interrogato. Il sospetto è che possa essere un ennesimo femminicidio. Nei giorni scorsi, dopo la morte di Giulia Cecchettine, è morta un'altra donna ad Andria, una signora di 42 anni accoltellata a morte dal marito. Voleva la separazione, lui ha reagito così. Nello stesso giorno, a Salso Maggiore Terme, in provincia di Parma, una donna è stata uccisa a colpi di mazza da cricket. Dopo la morte, ho letto che si diceva in paese che quell'uomo fosse un violento, e però in settimana c'è stato il funerale di Giulia Cecchettine, lo abbiamo visto tutti, 10.000 persone sono andate a Padova per salutare questa ragazza di 22 anni che è diventata, suo malgrado, il simbolo di un fenomeno mostruoso e talmente diffuso e grave da diventare un'emergenza nazionale. Tutta questa pioggia di dolore fecondi le nostre vite, ha detto in quel discorso bellissimo e toccante il padre Gino. E voglio sperare che porti un frutto d'amore, di pace e di perdono, ha concluso. Lo speriamo anche noi, ma dobbiamo agire perché questo avvenga. Dobbiamo agire perché quel funerale, coi sindaci con le fasce tricolori, il ministro in prima fila, le telecamere di tutte le TV nazionali, non sia la fine di qualcosa, ma faccia esplodere un dibattito, ci renda tutti più responsabili. Come quella ragazza che l'altro giorno su un autobus a Roma ha sentito una telefonata di un uomo che minacciava una donna. Ti butto l'acino in faccia. Lei non si è girata all'altra parte, l'ha registrato e l'ha fatto arrestare. I femminicidi, ha detto il ministro della giustizia Nordia, sono una sconfitta dello Stato. Parole peraltro non molto diverse da quelle pronunciate dalla sorella di Giulia, da Elena, per la quale venne criticata. Sono una sconfitta collettiva e richiedono una risposta collettiva. Il problema, ha ammesso il ministro, è che siamo indietro con la prevenzione. Da quando è morta Giulia sono aumentate le telefonate al numero 1522, al numero antiviolenza, ma servono istituzioni preparate, serve una società pronta a farsi carico di questo problema collettivo. Servono più padri come Gino Cecchettini, che con quelle sue parole così misurate e perfette ha dato il colpo più forte, come ha scritto Annalisa Cuzzocrea sulla Stampa, al patriarcato, dai tempi di Bernardo Viola, il padre di Franca Viola, quell'uomo che nella Sicilia degli anni 60 si schierò con sua figlia, violentata, e la sostenne in un difficilissimo processo e non le impose un indecente matrimonio riparatore. Serve la scuola, però io temo che quel programma Educare alle relazioni del Ministero non solo non sia sufficiente, ma l'idea di affidarlo a tre donne, infatti intanto il fatto di pensare sempre siano le donne a doversene occupare e appunto il coinvolgimento degli uomini latita sempre un po', ma poi sono tre donne di cui una è una suora, una è un ex parlamentare del PD e una è un ex candidata del Popolo della Famiglia. C'è una logica che sembra rispondere più a una logica di bilancino politico-ideologico che non di reale risposta a quello che sta succedendo. Serve aiutare le donne a raggiungere tutte le donne, l'indipendenza economica. Questa settimana l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato dei dati agghiaccianti. Nel 2022 quasi 45.000 donne hanno lasciato il lavoro, la stragrande maggioranza perché essendo mamme non riuscivano più a conciliare famiglia e lavoro. Cosa c'entra con la violenza? C'entra perché una donna libera, indipendentemente, economicamente indipendente, è molto più libera di fare le scelte che vuole. Serve consapevolezza e responsabilità di tutti e io credo che sia l'unico modo che abbiamo per onorare la memoria di Giulia e di tutte le donne a cui è stata tolta la voce.